tre tentativi, uno riuscito di dare alle fiamme dei banchi al mercato, una situazione drammatica. Qual è il suo giudizio? Ma il giudizio ovviamente è di rammarico e di sconcerto per quello che sta accadendo. Vorrei dire che questi episodi esulano da quello che è in realtà l'operazione fatta dall'amministrazione comunale, cioè l'assegnazione degli stalli e dei posti, avvenuta con il criterio dell'anzianità della licenza, che ovviamente ripercuote anche quelle che sono le metrature assegnate alle licenze stesse. Pertanto io ritengo che questi sono problemi interni sui quali non posso che esprimere tutto il mio dissenso e censurare questi comportamenti. Ora c'è un'indagine della magistratura, a quanto pare, ci sono delle denunce, io non voglio assolutamente entrare nel merito perché non è mio compito, non è compito della politica farlo. Credo che gli organi inquirenti sicuramente faranno al loro meglio il proprio compito e tenteranno di risolvere la questione per quanto gli riguarda. Per quanto invece concerne il compito dell'amministrazione, credo che sia in questo momento opportuno diciamo mettere acqua sul fuoco e cercare di allentare un po' la tensione perché sul mercato sono state attenzionate troppi propositi e troppi intenti, anche negativi talvolta. Quindi io ritengo che forse sarebbe opportuno tutelare tutti coloro che lavorano all'interno del mercato, cercando di farli lavorare nel migliore modo e metterli nelle condizioni di poter operare al meglio. Quindi vedremo di studiare possibilità di sorveglianze notturne per stabilizzare al meglio la situazione. Non si poteva forse avviare una trattativa magari anche più lunga nei tempi con i commercianti, visto che molti dicono che insomma, questi atti criminali derivano proprio da questa invidia dovuta alla riassegnazione degli spazi? Ma noi abbiamo fatto una graduatoria che è stata fissa e pubblicamente accessibile a tutti. Chi aveva qualcosa da dire poteva fare dei ricorsi. Questi non sono stati fatti, o almeno a noi non sono ancora assolutamente pervenuti, quindi ritengo che l'assegnazione era assolutamente condivisa. Tra l'altro abbiamo fatto diverse assemblee pubbliche dove abbiamo visto e sentito anche il parere degli stessi mercatali, i quali hanno tra l'altro votato a maggioranza per il criterio dell'anzianità delle licenze. Pertanto, non credo che questo sia un problema, ripeto, relativo all'assegnazione dei posti, ma forse sono questioni interne agli stessi operatori o ad alcuni di essi, vorrei precisare, a pochi di questi, che si portano avanti evidentemente da diverso tempo.